con il numero 25 Giada Inea, e il tecnico Daniela Palale. Squiziato Ribeiro, di nuovo la palla per Ribeiro che ha firmato la prima rete di questa gara. I conti, il Teramo, siamo già dall'altra parte con del momento particolarmente sentito da entrambe le squadre, anche il Teramo con uno striscione che adesso campeggia qui alla palestra Palumbo, mentre nulla di fatto, adesso si riparte di nuovo con Saida Recep, la palla per Tani Ammar nell'uno contro uno con Nornes, finisce a terra intanto Valentina Bizzotto che aveva provato a girarsi ad andare al tiro, quella passata per Giulia Rossomando è diventata un elemento imprescindibile per coach Francesco Ancona, ancora una volta al tiro con cura. Ci ripensa Suppina Napoletano, no indietro per Nornes, il tiro di Asia Mangone che si arrabbia perché ci ha messo la mano. Applauso lungo un minuto per Oksana Pavlik, adesso il pubblico riprenderà a tifare per la IOMI Salerno, 15-10 più 5 il vale su Gislin Berti, Nornes che avanza, il tiro centrale finisce diritto sulle mani e tra le mani di Von Dulghero, e ha già ripartito il Teramo ancora con Saida Recep, molto veloce l'azione in questo caso del Teramo, palla per Asia Mangone, Nornes squiziato, Mangone lo scambio con è già ripartito il Teramo, lo scambio tra Ammar e ancora la numero di reagire, lo ha capito il pubblico che incita le salernitane, mentre però va all'attacco Teramo con Ammar, prova a girarsi Bizzotto, finisce giù, su di lei ci sono Martina De Santi, Palarie ci va dalla linea dei 7 metri la numero 24, la tunisina Tani Ammar, la palla che finisce in porta ad andare al tiro, bloccata però la numero 17 della IOMI Salerno, mentre invece finisce in rete, palla che finisce sul corpo di Pinto Pereira, contropiede IOMI, Mangone, Nornes che aggancia, finisce però a terra, ora su Mangone, Gislin Berti di nuovo per Nornes, al centro Gislin Berti che prova ad andarsene, tenuta da due, dalle due giocatrici di quasi allo scadere, l'occasione fallita da Gislin Berti, c'è l'attacco, quindi chiude in attacco il Teramo, palla che finisce in porta per Sara.